bentornati sul mio canale A Casa di Paola. Vi vorrei proporre oggi una cosina che mi piacerebbe molto fare insieme a voi, improvvisare insieme a voi. Vorrei fare una lanterna in stile shabby naturalmente, da poter mettere in mezzo alla tavola a Natale. Io qui mi sono procurata un barattolo della Bormioli da 500 grammi, un nastro di carta, la colla vinilica, un nastrino che ci potrebbe sempre servire per abbellire. Sopra questo nastrino ci sono tipo delle pigne disegnate. Un po' di pagliuzza rossa. Io ho preso anche un cordino, ma non so se lo utilizzerò. Un cordino di juta. E poi della neve, diciamo neve natalizia, che sono poi delle palline piccolissime di polistirolo. Vediamo adesso di creare insieme una specie di lanternina. Allora, io inizierei con il mettere, vorrei lasciare un piccolo spazio, magari sul davanti, sul retro, di modo che si intraveda poi la luce. E quindi io vorrei fare questo lavoro qua. Semplicemente andare a tagliare un pezzettino di carta. E magari anche poi un pezzettino più sotto. È tutta una prova che sto facendo con voi. Sto veramente improvvisando. Allora, ne mettiamo magari un pezzo anche dietro, così lasciamo lo spazio per la luce della nostra lanternina. Rimanga come una specie di finestrella. Non deve essere tutto preciso, perfetto, perché comunque poi alla fine penso che il risultato sia grazioso comunque. Eccoci qua. Io ho messo del nastro di carta davanti, del nastro di carta dietro, proprio come due finestrelle. Intorno adesso andiamo a mettere la colla vinilica. La spalmiamo un po' ovunque. Io lo farò con le dita. Voi se avete un pennellino a portata di mano, fatelo con quello. Vedete? Lo spalmiamo in tutto il barattolo. Il polistirolo si appiccica facilmente, almeno penso, e quindi dovrebbe subito aderire. Soprattutto intorno al nastro spalmatela molto molto bene, perché poi sono i punti che andandolo a togliere magari viene di più a mancare. Vedete? E poi dopo, quando si metterà il polistirolo, andare a mettere ancora la colla dove manca, viene un po' un paciocco, ecco. Quindi assicuratevi che la colla sia ben uniforme in tutto il barattolo. Ecco, io direi che ci siamo.
Nella lanterna che avevo fatto per il centro tavola della cucina avevo messo il sale, invece adesso ho voluto provare con la neve artificiale, quindi vediamo poi l'effetto che darà. Questa l'ho comprata oggi dai miei amici cinesi. Avrei voluto prendere l'altro tipo di neve, quella che sembra un po' cristallina, ma non ne avevano proprio più. Farete un po' di disastrino con il polistirolo, però dai, ci sta. Ecco, vado a mettere il polistirolo dove ho messo la colla. Anche se rimangono dei grumuli un po' più grandi, va bene lo stesso. Intanto magari poi si staccheranno da soli. Lasciate. Vedete, dentro il sacchetto ce n'è un po' un grande e un po' piccolo di polistirolo, però va bene lo stesso. Vediamo di andarlo a appiccicare, magari quelle più piccoline, proprio bene bene nei buchini. Hop là. Poi andremo a mettere la colla così un po' a casaccio ovunque dove abbiamo messo il polistirolo, vedete? Perché almeno così aiuterà a tenere compatto di più le palline di polistirolo, magari anche in quelle dove è rimasto un po' più spesso, un po' più grosso, andiamo a mettere un po' più di colla. Effetto neve che dà è carino, guardate. Secondo me sta venendo già bene. Magari poi rimarrà talmente compatto che non sarà necessario andare a mettere la pagliuzza rossa, ma comunque vedremo man mano come possiamo fare. Io direi che così potrebbe già bastare. Mi raccomando, lasciate asciugare bene, 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 bene il tutto. Adesso vado a mettere la colla vinilica un po' sparsa ovunque, in modo che aiuti a tirare la colla nell'asciugatura. Dove vedo che manca, continuo ad aggiungere la nevuzza. Ed eccoci. A caso, a casaccio proprio, buttate della colla vinilica, tanto poi lei si asciugherà e rimarrà completamente trasparente. Aiuta a tenere insieme il polistirolo che abbiamo messo, perché i più piccoli attaccano facilmente dove abbiamo spalmato sotto, però i più grandi magari fanno un po' più di fatica ad attaccarsi, quindi facendo questo lavoro qua aiutiamo a compattare il tutto.
vedrete che domani mattina, quando sarà del tutto asciutto per bene, sarà molto molto carino l'effetto dato. Eccoci qua. E questo è il nostro barattolo ricoperto di polistirolo e di colla. Se vedete che manca, lo riaggiungete. Io direi che già così è più che sufficiente. Poi vediamo un attimino di vedere di poter abbellire il nostro barattolo, naturalmente. Quindi vorrei metterci questo nastrino, magari fargli un fiocchetto, oppure semplicemente fare un fiocco. Sì, facciamo così. Allora, prendiamo il nastrino di juta e lo leghiamo intorno, che dà più il senso shabby. Lo leghiamo, facciamo un bel fiocco. Magari facciamo un doppio nodo. E il nostro bel fiocco. Cercare ovviamente di dargli un po' voi la forma e come vi sembra che stia meglio, ecco. Io lo taglio un pochino. Vedete? Opla! E questo è un fiocco. Adesso io andrei a fare un secondo fiocco. Potremmo anche metterne uno di qui e uno di là, come preferite. Però vediamo un attimino, io adesso qua vado a fare un fiocchetto. Semplice fiocco, più naturale possibile, ecco. Vedete? Direi che ci siamo. Possiamo metterlo con la colla vinilica oppure anche con un po' di colla l'attac che incolla subito rapidamente. Però vediamo un attimino se riusciamo. Direi che possiamo provare a mettere la colla vinilica, al massimo in un secondo momento mettiamo l'attac. Tenete un pochino appiccicato con il dito per vedere se la presa regge. Io non ho la colla a caldo, però andrebbe molto bene la colla a caldo per fare questi lavori. Però ci si arrangia alla fine in un modo o nell'altro. Mi sa che non tiene. Dovremmo mettere un po' di attacco e io la vado a prendere. Eccoci, sono andata a prendere la colla attacco perché sono sicura che con questa attaccherà subitissimo. Ecco fatto, la vado a posizionare.
La teniamo qualche secondo premuta e vediamo come prende subito. Fatto. Allora, potrebbe già essere finita così. Ricordiamo che poi dovremo togliere la parte della carta, metterci dentro una candelina o di quelle vere che si usano, quelle che si mettono per fare anche la bagna cauda, sapete, sotto alla scodellina, oppure quelle lì con la piletta che voi mettete dentro, poi l'accendete e la spegnete quando volete. Eccoci qua. Volendo per bellezza, appunto, secondo me è meglio metterla alla pagliuzza rossa, perché poi togliendo la carta all'interno si vedrà molto molto bene. E io comincio a metterla. Eccoci qua. Adesso non ci rimane che aspettare che si asciughi tutto e poi vedremo il procedimento di togliere la carta e mettere la lanternina. Ma questa cosa qui ve la farò vedere solo quando sarà asciutta. A tra un po'. Ed eccoci. Io ho tolto la carta, come vedete, lo scotch di carta l'abbiamo rimosso. Ho messo dentro la candelina e questo è il risultato finale della mia lanterna di Natale. Come vedete, ci abbiamo messo pochissimo, poche cose semplici, però l'effetto è veramente bello. Vedete? Il dietro. E il davanti. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e buon lavoro con la vostra lanternina di Natale. Alla prossima!